Rinnovo con ritocco. È rivincita Inzaghi. Comunque finisca la stagione Inzaghi, si è preso una bella rivincita su quelli che lo davano per spacciato e non adeguato all'Inter. Intanto, l'Inter ha vinto una Supercoppa italiana e una Coppa Italia in più. La dirigenza chiede al mister la qualificazione in Champions, distante solo un punticino, da fare in due partite, Atalanta e Torino. Per la finale di Champions, al momento, si chiede soltanto di mettercela tutta. Potrebbe succedere anche ciò che nessuno attualmente prevede. Ma non parliamone. Ciò che conta è che Inzaghi si sente ora al sicuro. La sua rivincita su detrattori e nemici interni ed esterni è già arrivata, dopo aver battuto il Milan in semifinale. Nessuno può più permettersi di parlare di esonero, di sostituti o di situazioni sfuggite di mano. Tutti abbiamo criticato Inzaghi e parlato più volte di possibili sostituti, spingendo ora per Motta e ora per qualcun altro. Ma abbiamo anche riconosciuto nei momenti più delicati della stagione che bisognava aver rispetto e fiducia del mister e concludere con lui la stagione per dargli la possibilità di rifarsi. E Inzaghi lo ha fatto davvero. Adesso si parla di rinnovo. Lo stesso Inzaghi ha affrontato l'argomento nella conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina in Serie A. Il prolungamento è ora una pura formalità. Inzaghi si attende un rinnovo con ritocco dell'ingaggio. Dal possibile esonero di qualche tempo fa adesso Simone Inzaghi sembrerebbe infatti vicino al rinnovo. Se ne parlerà in occasione dell'incontro già organizzato fra l'agente Tinti e la dirigenza per risolvere la situazione contrattuale di Bastoni, altro suo assistito. Per il mister l'ingaggio è destinato a salire. Da 5,5 milioni annui potrebbe passare a 6.